Buonasera a tutti, e benvenuti a questa, diciamo, conferenza online su, appunto, c'è chi ha detto sì, per ricordare e attualizzare la vittoria referendaria di esattamente 30 anni fa attraverso, appunto, un referendum vinto sulle droghe e sulle sostanze. Proprio 30 anni fa, ossia il 19 aprile del 1993, infatti, proprio in queste ore, l'Italia festeggiava la vittoria referendaria su 8 quesiti. Molti, diciamo, storici contemporanei fanno cominciare la cosiddetta Seconda Repubblica proprio da questa data, dalla vittoria di questi 8 referendum. Non sta a noi discutere, soprattutto in questa sede, se la cosiddetta Seconda Repubblica sia migliore o peggiore della prima, né tantomeno se siamo in una Terza Repubblica, però noi diciamo, focalizziamo la nostra attenzione su uno degli 8 quesiti, ossia quello che chiedeva la decriminalizzazione, la depenalizzazione del consumo delle sostanze. Nel 1990, verso la fine del 1990, infatti venne approvata una legge, quella che tutti conoscono e conosciamo come Iervolino Vassalli, la cosiddetta 309-90, ecco, il DPR 309-90, che ancora, e anzi è tuttora in vigore dopo 33 anni, come se il mercato delle sostanze, delle droghe, il fenomeno legato alle sostanze non si sia evoluto o involuto in 33 anni. Comunque quella è la legge che abbiamo. Nel 93, quindi meno di 3 anni dopo la sua approvazione, però venne abrogata la parte, diciamo, più crudele, ossia quella che portava i semplici consumatori anche di hashish e marijuana, quindi delle cosiddette droghe leggere o le non droghe, come Marco Pannella diceva, in prigione. La fase di raccolta delle firme fu spinta, è brutto dirlo, anche dall'emozione che notizie di cronaca uscivano sui giornali e anche in televisione, ossia come giovani adulti tra i 18 e i 25 anni, con una frequenza impressionante tra il giorno dell'applicazione della legge sulle droghe fino al referendum, si suicidassero in carcere. Non era. Era impressionante, sì, e appunto con una frequenza che oggi non esiste più, ecco, c'era questo fenomeno, cioè ragazzi incarcerati per il possesso di pochi grammi di hashish o marijuana che si suicidavano appunto nelle patrie galere aspettando il processo in qualche caso. Si creò, ma ne parleranno gli ospiti dopo di me, io introduco soltanto, si creò un vasto fronte, ma anche il dibattito che accompagnò l'approvazione della legge nel 90 e poi il dibattito che è continuato fino al referendum, un dibattito ricco, molti soggetti presero posizione tra le comunità d'accoglienza, le ACLI, mi ricordo, spezzoni organizzati della magistratura o dell'avvocatura, insomma, un dibattito comunque maturo e noi 30 anni dopo, ecco, questo non lo viviamo, non lo avvertiamo, non ci sono pezzi di società che intervengono con quella, diciamo, pesantezza su l'argomento della droga, delle sostanze. E paradossalmente questo non era previsto quando abbiamo cercato di ideare, ecco, questa conferenza online, però il paradosso che viviamo in questi momenti è che il dibattito politico e istituzionale italiano si sia così involuto da ritornare a una situazione precedente il referendum del 93, come se quel risultato non fosse più importante, si potesse superare con una dichiarazione al telegiornale. Ecco. Mi riferisco ovviamente a una proposta di legge depositata ieri, quindi per ora è soltanto un pezzo di carta depositato e protocollato in una segreteria, da però un esponente di questa maggioranza che su questi temi la pensa in maniera, sempre se pensare è
verbo corretto, comunque in maniera diametralmente opposto il senso del referendum di 30 anni fa, dove si mette mano al concetto di lieve entità. E quindi il rischio, se questo testo di legge, anziché essere soltanto una, come si può dire, una boutade politica, diventasse legge italiana, si tornerebbe con maggior probabilità rispetto a com'è oggi già la situazione, con tanti consumatori dentro le carceri. Ok, chiudo qui la cornice per introdurre il primo ospite, che è Roberto Spagnoli, vice caporedattore di Radio Radicale. Proprio in quegli anni, a fine anni 80, inizio anni 90, nacque una trasmissione, divenne poi trasmissione, il notiziario antiproibizionista, tutti i lunedì all'ora di pranzo, dirette della Camera e del Parlamento permettendo. È il giornalista testimone e attivista che allora, come oggi, segue appunto l'evoluzione o l'involuzione della questione droga ed era anche un testimone della battaglia non solo radicale degli anni, appunto, fine anni 80 e inizio anni 90. Per cui con molto piacere lascio la parola a Roberto Spagnoli. Grazie Luca, grazie a voi di avermi invitato, di ricordare insomma anche quella data di 30 anni fa. Sì, tra l'altro apro una... Cioè, io cominciai a fare il notiziario antiproibizionista, il referendum, la raccolta di firme, insomma la campagna per arrivare a raccogliere le firme. Lì per caso cominciai, perché io da un po' di mesi lavoravo al CORA, il Coordinamento Radicale Antiproibizionista, e mi trovai un po' per caso a Radio Radicale e da lì è cominciata insomma quell'avventura, che però è un'altra storia. Allora, bisogna secondo me fare un rapido in quel clima. In Italia nel 1990 era in vigore la legge che era stata approvata nel 1975, la 685, che era una legge che aveva introdotto una riforma rispetto a quella precedente del 1954. Era una legge, anche quella del 75, era una legge punitiva, proibizionista, però introdusse alcune cose interessanti, nonostante i limiti. Cioè, intanto depenalizzare. E chiunque ha vissuto, come me purtroppo, vista la mia età, quegli anni, gli anni 70, da adolescente, insomma, non era un problema farsi una canna, insomma, non c'era, c'erano anche altri problemi, quelli dei morti per l'eroina, l'eroina che si diffondeva, però diciamo, la legge introduceva questa depenalizzazione del consumo personale, prendeva atto che esisteva un fenomeno sociale, sanitario, legato all'abuso di sostanze, e cominciava a delineare una rete dei servizi pubblici, che era una novità, insomma, per cercare di far fronte a un problema che c'era. Quindi, insomma, questo nel 75, ripeto, è una legge che aveva dei suoi problemi, i suoi limiti, fu ottenuta anche grazie alla disobbedienza civile che fece Marco Pannella nel luglio del 1975, quando fumò pubblicamente uno spinello e si fece un po' di giorni di carcere. Questa legge non era quella che volevano i radicali, anzi all'interno dei radicali ci fu anche una polemica, ci fu un cambiamento. Arriviamo alla fine degli anni Ottanta. Negli Stati Uniti c'è Ronald Reagan. Ronald Reagan riprende la guerra alla droga che era stata lanciata da Richard Nixon all'inizio degli anni 70. Richard Nixon aveva parlato come la droga come il pericolo pubblico numero uno degli Stati Uniti. Ronald Reagan riprende questa battaglia e Bettino Craxi, all'epoca leader socialista, ha una specie di folgorazione sulla via di Washington. E decide di importare in Italia quella svolta autoritaria e repressiva, la guerra alla droga. Tra l'altro tradendo anche una storia socialista che era di impronta libertaria. La prima legge, o comunque nel 1979, furono i deputati radicali insieme ad alcuni deputati socialisti a presentare una proposta di legge per la legalizzazione della cannabis e la somministrazione sotto controllo medico dell'eroina, 1979. Comunque, insomma, 10 anni dopo cambia la cosa e, se non ricordo male, verso il finire dell'88 il governo Andreotti propone questo disegno di legge.
lì inizia una campagna politico-mediatica forsennata che porterà poi nel giugno 1990 all'approvazione definitiva della legge che tutti conosciamo come Iervolino-Vassalli. Rosa Russo Iervolino era all'epoca la ministra degli affari sociali, democristiana, e Vassalli era il grande giurista che tutti conoscono e che purtroppo ha legato il suo nome a questo provvedimento. Erano un po', diciamo così, se vogliamo fare un'interpretazione maliziosa, un po' le foglie di fico, no? Che volevano un po' dare una, come dire, una copertura, una giustificazione a quella svolta repressiva. Succedono quelle cose che ha ricordato Luca, insomma, nei primi mesi ci furono anche i suicidi di ragazzi che erano stati arrestati e sbattuti in galera per pochi grammi di fumo, perché avevano superato la dose media giornaliera. Quella era quel meccanismo iniquo, imbecille, che sulla base di tabelle che erano redatte dal Ministero della Salute, mi sembra che il ministro fosse De Lorenzo, se non vorrei sbagliare, bastava superare la dose media giornaliera per la detenzione diventava a fini di spaccio e non più per uso personale. Insomma, passa questo anno. Nel settembre del 91 il Consiglio Generale del CORA, del Coordinamento Radicale Antiproibizionista, si riunisce a Bologna. C'è una bella discussione, un bel dibattito, ci fu tra l'altro anche una sessione speciale che era dedicata al tema antimafia, antiproibizionismo. Poche settimane prima a Palermo era stato assassinato Libero Grassi, ci fu quella sessione speciale in cui ci furono invitati anche magistrati, esperti, e si delineò come l'antiproibizionismo, la legalizzazione fosse una scelta, proprio un'opzione strategica nella lotta alla mafia. Al di là di questa sessione speciale molto, molto importante, a un certo punto Marco Pannella fa un intervento e dice: dobbiamo mettere mano alla legge sulle droghe. Erano passati dal giugno del 90 al settembre del 91, quindi 15 mesi. All'interno del CORA già si era discusso di questa cosa, però la proposta di Pannella, insomma, veniva da Marco Pannella e che aveva un peso innegabile, e sollevò un bel dibattito all'interno, c'erano molte perplessità, perché ci si poneva la questione, sì, ma come la facciamo, come organizziamo il quesito, ce la faremo, non ce la faremo, insomma, alla fine esce la mozione approvata così generale del referendum, ma elenca una serie di ripresi nel quesito, saranno tradotti poi nel quesito, perché lì c'era un problema, cioè che quesito facciamo? Non possiamo mettere mano a tutta la legge perché ci sono le convenzioni internazionali e il rischio, come già accaduto negli anni 70, che la Corte Costituzionale dichiari illegittimo così. Allora si vanno a delineare dei punti ed erano quelli che vennero definiti i punti più iniqui, erano la dose media giornaliera, la limitazione della libertà dell'autonomia terapeutica dei medici, che venivano trasformati anche in una sorta di informatori della polizia, la questione dei farmaci sostitutivi e la norma manifesto, il manifesto ideologico della legge, che era quello che stabiliva che anche il consumo personale era un reato. Quindi cambiamo, ecco, viene delineata questa cosa, parte la raccolta di firme che viene inserita in una campagna con altri otto quesiti e una proposta di legge. Infatti, se non ricordo male, lo slogan della campagna era 9 referendum, 10 firme contro la partitocrazia. C'erano tanti altri argomenti, non tutti erano proposti dai radicali, c'erano alcuni proposti dalle regioni, si raccolse questi altri comitati, c'era quello sulla legge elettorale del Senato, insomma, le firme comunque vengono raccolte, la proposta sulla legge sulle droghe raccoglie, se non ricordo male, 725.000 firme, e poi, insomma, passa un altro anno, credo fosse gennaio del 93, la Corte Costituzionale si esprime e ammette il quesito, e così si va al referendum, si vota, e lì si ha questa grande vittoria, una grande vittoria. E non è vero, qua smentiamo subito una cosa che si disse all'epoca: ah, perché c'è stato l'effetto trascinamento degli altri referendum. Non è così. Se si vanno a vedere, basta andare su Wikipedia e ci sono i dati, si vede come soprattutto quello del Senato, il finanziamento pubblico dei partiti e altre, ebbero delle percentuali di sì e no, cioè parliamo dell'80-90%. Il referendum sulle droghe ebbe i numeri sostegnati, il 55,36% dei sì e il 44,64% dei no. Votò questo referendum praticamente il 77%, più o meno questo in linea con gli altri referendum. Quindi significa che la gente
votò, scelse il mese, e ci fu su quel referendum un grande dibattito con uno squilibrio evidente, perché di fronte a un attacco forsennato ai promotori del referendum, si diceva che volevamo la droga libera, che avremmo trasformato l'Italia nel paradiso dei drogati, degli spacciatori, così si riuscì in qualche modo, con i piccoli mezzi che il Cora aveva, e non solo, e le altre organizzazioni che aderirono a questa cosa, attraverso anche Radio Radicale, all'epoca i social non c'erano, e si riuscì a comunque ad arrivare. E un'altra cosa che poi fu smentita era che si sarebbe creato un vuoto legislativo. Anche questo non era vero, la legge stava in piedi esattamente com'è, e questa cosa fu tra l'altro anche riconosciuta alla prima conferenza nazionale sulle droghe e le dipendenze, che si tenne a Palermo nel giugno del 93, quindi poche settimane dopo, due mesi dopo il referendum, e anche lì la linea che emerse, prevalse, è che la legge insomma stava in piedi così. Noi riuscimmo a fare quella piccola cosa. Ad oggi diciamo che rispetto a una legge che ha 33 anni, è l'unica riforma che è stata fatta di quella legge, cioè ci sono stati tanti altri ritocchi, interventi, c'è tutta la giurisprudenza, però diciamo dal punto di vista politico, quella fu una vera riforma di quella legge. E qui chiudo, ma è importante, non fu un referendum per antiproibizionista o per la legalizzazione. Nonostante fosse il referendum che era stato promosso dagli antiproibizionisti, il referendum toccava altre cose. E infatti si parlò di un referendum antipunizionista, a me non piace molto, però insomma per comodità si usò questa cosa. Cioè le parti più punitive, più inique di quella legge. Questo avrebbe dovuto, e ci fu comunque dibattito, e questo ovviamente era nell'auspicio dei promotori, me lo ricordo perché io stavo al coordinamento radicale antiproibizionista, si cercò di promuovere un grande dibattito sulla politica, di continuare insomma sull'onda, anzi io mi ricordo, credo di ricordare, se non ricordo bene, ma che il comunicato che noi avevamo preparato, ne avevamo preparati due, no? Uno in caso di vittoria e uno in caso di... cambiava solamente, ma la sostanza era, per noi la battaglia comincia oggi, perché da noi ad oggi ripartiamo, perché noi puntiamo alla legalizzazione. E tra l'altro il congresso del Cora che si sarebbe tenuto, adesso non ricordo bene, di lì un anno o due, adesso non è... aveva proprio questo come cosa, cioè legalizzazione della cannabis e distribuzione controllata di eroina, e si aprì anche il dibattito sulle convenzioni internazionali, sulla messa in discussione delle convenzioni internazionali. Quindi, ecco, quello è secondo me importante, quel referendum, perché riuscì a ottenere un dibattito, ottenne una vittoria, e apriva una strada possibile, e attorno a quel referendum si creò un fronte unitario, diciamo così, di forze, di esponenti, anche diversi tra di loro. Purtroppo poi le cose non sono andate, per quanto riguarda la politica italiana sulle droghe, come avremmo voluto. All'estero le cose vanno molto meglio, oggi purtroppo noi all'estero vanno molto meglio, insomma all'estero si è aperto tutto un dibattito a partire dalle Nazioni Unite, ci sono paesi che hanno legalizzato, il paese della guerra alla droga, gli Stati Uniti, la punta di lancia, la fortezza inespugnabile, è diventato un interessantissimo laboratorio di nuove politiche sulle droghe, non solo sulla cannabis, ma anche sugli psichedelici, anche, e loro hanno a che fare, tra l'altro, col problema del fentanyl, che è una questione a parte. E l'Italia, invece, sconta questo arretramento, come ricordava Luca prima, addirittura ci troviamo a tornare indietro rispetto addirittura al 1975 per certi versi, parlo da un punto di vista culturale. Le misure politiche, questa proposta di legge che è stata presentata non è una novità, perché già nella precedente legislatura la Lega aveva presentato una proposta di legge, come si dice, analoga, sui fatti di lieve entità. Ecco, 30 anni dopo è importante secondo me ricordare quel referendum, quella battaglia, come fu organizzata e vinta quella battaglia. Questo secondo me è il dato politico che dovrebbe darci anche degli spunti per il futuro. Ottimo, grazie. Allora, visto che c'è già collegato sia Marco Taradas che Franco Corleone, chiedo chi preferisce intervenire per primo, insomma, se qualcuno ha impegni di riunioni. No, ma posso intervenire? Allora, io va benissimo. Posso fare io? Va bene.
No, mi è utile intervenire dopo il racconto che ha fatto Roberto Spagnoli, perché è stato molto preciso e misurato e ci ha ricostruito molto bene tutto quello che abbiamo fatto allora. Il CORA era il Coordinamento Radicale Antiproibizionista, l'avevamo fondato insieme in particolare a Giancarlo Arnao. Le prime discussioni per la formazione del CORA e del coordinamento erano state fatte con Giancarlo Arnao, che era allora il massimo esperto di droghe in generale, e poi con il nostro già militante Del Gatto, che era uno scienziato e che aveva portato il suo contributo. Poi avevamo raccolto, Roberto dopo può fare magari un elenco, ma avevamo raccolto in questo coordinamento molte persone che magari non avevano mai fatto parte della storia radicale, molti professori universitari, Carla Rossi aveva lavorato moltissimo su questo, tanti altri, e avevamo cominciato a lavorare nella chiave che descriveva Roberto, vale a dire in una chiave di legalizzazione, perché ciò che forse il CORA ha fatto di diverso rispetto ad altre organizzazioni era che il suo motivo profondo di azione antiproibizionista era legato certamente innanzitutto alla vita delle persone. Quelli erano tra gli altri gli anni in cui i ragazzi morivano di AIDS e di conseguenza anche gran parte del lavoro era rivolto al tentativo di trovare delle soluzioni rispetto alla diffusione di questa malattia, ma d'altra parte era rivolta ai ragazzi che semplicemente fumavano uno spinello e finivano in galera, si vedevano rovinata la vita per questo. Ma c'era oltre a questo un discorso più generale, e cioè il fatto che nel 1993 erano passati 10 anni o poco più da quando la mafia aveva completamente cambiato il suo volto. La mafia che per tanti anni, la mafia siciliana che per tanti anni era stata limitata ad un fenomeno locale siciliano, con naturalmente relazioni internazionali negli Stati Uniti in particolare, aveva scoperto che il traffico di droga le avrebbe potuto dare una forza molto maggiore e si era dedicata al traffico di droga. Era nata la mafia dei Corleonesi, e la mafia che aspirava a diventare una potenza dominante dal punto di vista criminale nel mondo e dal punto di vista anche politico in Italia. Quindi noi tenevamo conto di questi fenomeni e attraverso il coordinamento radicale antiproibizionista cercavamo di dare all'opinione pubblica, invano ovviamente ai sistemi di comunicazione italiani, ma di introdurre una discussione che riguardasse appunto la difesa della legalità all'interno dello Stato e dello Stato che veniva corrotto dalla mafia e attraverso le iniziative antiproibizioniste. Nel 1993 ci fu l'occasione della presentazione della raccolta di firme per limitare la legge Iervolino-Vassalli del 1990, e questo consentì di aprire anche sui mass media la discussione. Naturalmente noi ci concentrammo sul referendum, e Roberto ha ricordato le perplessità che noi avevamo non soltanto rispetto ai rischi che naturalmente un referendum comporta e quindi ai problemi di passi indietro che potevano esserci, ma anche rispetto al taglio antipunizionista del referendum. Naturalmente il pragmatismo e la visione realistica di Pannella, che si univa alla sua concezione ideale delle cose, poi prevalse e ci convinse. Ma quello era un passaggio per noi, era un passaggio che doveva servire da una parte a limitare il danno della legge sui consumatori e dall'altra parte a riaprire la discussione anche in Italia sulla legalizzazione. Noi avevamo
iniziato anche una campagna internazionale, se non ricordo male, Roberto poi confermerà, era già nata la Lega Internazionale Antiproibizionista, avevamo fatto delle riunioni, che avremmo degli incontri internazionali, che avremmo continuato anche negli anni successivi. E lavoravamo, mi ricordo, in quel periodo lavoravamo col Cora anche sui paesi dell'est europeo si erano sottratti alla dittatura comunista e che si trovavano in una condizione di duplice debolezza rispetto al rischio di inserimento delle mafie, vale a dire, da una parte avevano scarsissimi mezzi. Mi ricordo un viaggio in Ungheria dove, parlando con il ministro dell'Interno, questi ci portò a verificare qual era, ad esempio, la loro disponibilità in termini di macchine, di automobili, che potevano semplicemente garantire un ordine per le strade e non molte più. Ma peggio era il fatto che molti di coloro che facevano parte dei servizi segreti e si trovavano privi di lavoro avrebbero potuto, e temo che poi sia successo, in effetti riciclarsi nell'attività criminale della droga. Insomma, facevamo un lavoro molto ampio e il referendum ci aiutò a farlo conoscere meglio. Certo, tutti coloro che si occupavano di droga conoscevano il lavoro del Cora, tant'è che in ogni manifestazione che noi organizzavamo erano presenti i nostri avversari, alle volte anche in termini piuttosto minacciosi, oppure erano presenti tante persone che non avevano mai ritenuto di doversi occupare di questo fenomeno. Però in quegli anni il fenomeno era alimentato dal punto di vista mediatico soprattutto dai proibizionisti, e lo sarebbe stato anche successivamente, a dir la verità. Tra l'altro, con Emma Bonino nel 1990 ci eravamo recati a New York, perché nel paese della guerra alla droga non soltanto era vietato il consumo e ovviamente la distribuzione di droghe illegali, ma anche, nonostante che l'AIDS facesse centinaia e centinaia di morti, vi era in molti stati proibito anche l'acquisto di siringhe per iniezioni, per cui la prassi costante a New York, ad esempio, era quella di utilizzare la stessa siringa per molte persone. Con Emma Bonino andammo a fare un'iniziativa antiproibizionista distribuendo molto semplicemente delle siringhe. Venimmo fermati, chiusi nella cella di un commissariato per alcune ore e poi processati qualche mese dopo. Chiesero l'archiviazione del pubblico ministero perché disse: se facciamo il processo, questi avranno. Faremo solo loro un regalo, perché i giornali se ne occuperanno. Era uscito in quei tempi un articolo, un'intervista a Bonino sul New York Times, ad esempio. Insomma, era una campagna a largo raggio. A vederla 30 anni dopo, non si può che dire che la mafia ha vinto sotto questo, profilo, praticamente in tutto il mondo, perché le iniziative antiproibizioniste in termini di legalizzazione e di sottrazione del consumo illegale alle organizzazioni criminali non hanno avuto successo. Molti si sono resi conto che questa è la strada giusta, purtroppo però dopo che avevano perso la possibilità di condizionare il potere, ad esempio un ex presidente dell'ONU, o un ex segretario generale dell'ONU, un ex presidente del Messico, che si trova in una condizione di una grande Sicilia, diciamo, degli anni peggiori della mafia criminale, tuttora questi poi sono diventati, dopo aver perso il loro incarico, dei sostenitori dell'antiproibizionismo, e le voci più importanti del mondo liberale, allora Milton Friedman, che noi avevamo coinvolto nella nostra iniziativa, Mario Vargas Llosa, che da decenni sta organizzando iniziative per la legalizzazione, non sono riuscite a produrre
produrre leggi o a convincere i legislatori. Come diceva Roberto, ora ci sono soprattutto sulla cannabis in diversi paesi del mondo, perfino nella Germania, così ordinata e così stabile che conosciamo, iniziative per la legalizzazione, o almeno per l'uso legale, se non per la legalizzazione del commercio, ma per l'uso legale delle cosiddette droghe leggere, ma lì ci siamo abbastanza fermati, nonostante che il mondo criminale abbia costruito una rete potentissima di interessi. Ultima cosa che vorrei dire, il problema al fondo anche della lotta antiproibizionista e della sua difficoltà è che l'antiproibizionismo, che di fronte all'antiproibizionismo c'è una lotta al proibizionismo, lotta dello Stato al proibizionismo, che ha creato un settore molto influente dal punto di vista della disponibilità di denaro e dei premi per coloro che ne fanno parte, che rende molto difficile anche contrastare le attività antimafia che vogliono portare alla diminuzione della presenza della mafia. In buona o cattiva fede, molti magistrati italiani hanno avuto il premio di una grande popolarità per la loro attività antimafia e antidroga. Ieri lo stesso Gratteri, intervistato alla stampa, ha dovuto riconoscere che l'andrangheta, che nel corso degli anni si è sostituita alla mafia come centro, come snodo dell'attività criminale sulla droga, non ha praticamente ricevuto colpi, non dico decisivi, ma nemmeno importanti dall'attività delle forze dell'ordine. Però il dottor Gratteri, come sappiamo, è un po' quello che succede all'antimafia, è un contropotere che ha bisogno del potere criminale per poter manifestarsi appieno. Purtroppo in molti paesi del mondo anche questo fenomeno è stato decisivo per ritardare o bloccare il processo di riforma delle leggi. Oggi, chiudo, c'è un governo di destra che è sempre incerto fra il diventare conservatore o il perfezionarsi nella sua identità, vale a dire di neo-post-fascismo, e spesso il neo-post-fascismo riemerge dalle intenzioni, dalle parole, dalla presentazione delle norme. E ieri, proprio ieri, ne ha dato dimostrazione questa proposta, che tende a riportarci alla legge Fini-Giovanardi, che fu cancellata poi dalla Corte Costituzionale, e ancora più indietro rispetto alla Iervolino-Vassalli. Grazie Marco, grazie mio segretario, perché io mi iscrissi al Cora che avevo 16 anni, la tessera era verdolina con in copertina la faccia di Al Capone, come frutto del proibizionismo degli anni 30, che poi fu anche l'immagine di un libro, di una raccolta degli atti di un convegno del Cora dell'88 che trovai a casa di una mia zia che partecipò appunto a questi lavori. Federica, avevi una domanda prima di passare la parola a Franco Corleone? Una domanda one shot, ciao a tutti e grazie mille, perché io nel 93 non ero ancora nata, sono nata nel 94, quindi ogni cosa che sento evidentemente per me è un'esperienza vostra molto utile per comprendere meglio anche dove siamo. Quindi volevo un attimo attualizzare un po' la cosa e fare una domanda one shot per tutti e tre, evidentemente. L'anno scorso abbiamo subito il blocco del referendum cannabis da parte di Giuliano Amato per le motivazioni che poi magari Franco ci spiegherà meglio rispetto alle convenzioni internazionali, che sono anche il motivo che sta bloccando la Germania nell'attuare quello che voleva fare, ovvero una legalizzazione che abbia a che fare col commercio, così come gli Stati Uniti, e relegare la loro legislazione più sui
Cannabis Social Club. L'altro giorno però, lunedì mattina, ci siamo tutti svegliati con queste 2 tonnellate di cocaina recuperate al largo delle coste di Catania. Ora, visti i dati che ci arrivano sia dalle agenzie europee sia dalle nostre relazioni al Parlamento sulle tossicodipendenze, dico che ogni anno il consumo di cocaina sta aumentando, forse, e visto che l'antiproibizionismo non è solo una forma, dobbiamo legalizzare le sostanze, ma una forma più ampia, nel senso che essere antiproibizionisti significa anche rendersi bene conto di quello che succede nella società, dal mio punto di vista. Capisco che esiste un governo di destra e sia tutto molto complesso, però questi rinvenimenti, questi dati non dovrebbero far partire un campanello d'allarme rispetto al fatto che effettivamente aveva ragione il Partito Radicale, aveva ragione il Cora già 40 anni fa nel dire che tutte le sostanze vanno trattate e che un governo dovrebbe porsi il compito primario di gestire i fenomeni e non, diciamo, relegarli ai margini della società, perché poi prima Marco Taradas citava Gratteri, che in tutte le sedi televisive dice che lui è contrario anche solo alla legalizzazione della cannabis, dopodiché ieri Gratteri era in una scuola di Cosenza insieme a Gasparri e insieme ad un prete a fare lezioni evidentemente di proibizionismo ai ragazzi. Non credo che queste siano, ecco, forme di dissuasione utili per persone adolescenti. Più che una domanda è una panoramica, però rispetto a questi dati forse non siamo veramente ancora più indietro rispetto a quello che ci aspettiamo e che dovremmo essere. Rispondo io? Dovrei andare. Allora, facciamo Franco il tuo intervento e poi continuiamo. Sì. Vai Franco. Sì. Purtroppo c'è un accavallarsi di riunioni e non so come dividermi. Comunque ho ascoltato gli interventi e soprattutto interamente quello Taradas. Volevo ricordare che, se non sbaglio, presidente del CORE è stata Vanna Barenghi, quindi una rappresentazione, insomma, di persone che davano un contributo anche significativo a questa creazione di associazioni. Proprio poi anche in quegli anni nasceva Forum Droghe, la collaborazione con Giancarlo Arnau fu molto intensa, nel mensile Fuori Luogo abbiamo poi raccolto i suoi scritti in un volumetto preziosissimo. Sono stati gli anni in cui abbiamo conosciuto Peter Cohen. Io, grazie a Giancarlo Arnau, avevamo conosciuto Thomas Satz, il mito della droga, e poi abbiamo tradotto in Italia Miti e fatti, proprio grazie alla segnalazione di Giancarlo, Miti e fatti della droga di Zimmer e Morgan. Insomma, sono stati anni molto, molto intensi. E poi con Marco Taradas, eletto parlamentare europeo della lista antiproibizionista, ci siamo trovati assieme al Parlamento europeo. Sono stati in effetti anni di grandi battaglie. Ricordiamo che quella sulla legge
A me dispiacque molto che quella legge voluta da Bettino Craxi, che penso sia stato uno dei suoi errori clamorosi, altro che Mani pulite, quello e forse anche il concordato. Ecco, quelle sono le colpe perché il Partito Socialista, che aveva avuto una posizione simile a quella radicale, coincidente addirittura anche col ministro della Sanità Agnasi e con Loris Fortuna, quindi cambiò posizione e un'altra colpa grave è quella di aver fatto firmare a un giurista come Vassalli quella legge. Per cui io quando cito la Iervolino Vassalli ho sempre una stretta al cuore. E quindi furono poi anni di aggregazioni per il referendum. Ecco, io penso che quel referendum è importante ricordarlo perché fu ammesso dalla Corte Costituzionale. E noi dobbiamo trovare il modo perché nuovamente un referendum sia ammesso dalla Corte Costituzionale. Io sono convinto, e non solo io, che la storia politica recente sarebbe cambiata se si fosse tenuto il referendum su cannabis ed eutanasia. E invece abbiamo avuto lo scioglimento delle Camere, questo bel risultato con un sottosegretario alla giustizia Delmastro che oltre ad aver presentato, costruito una proposta di legge per cancellare l'articolo, stravolgere, non cancellare, stravolgere l'articolo 27 della Costituzione sul senso della pena, ha poi proposto che i tossicodipendenti vengano invece portati in comunità chiuse, ha detto proprio così, dimenticando che i consumi sono cambiati e che pensare a riempire i posti liberi di San Patrignano oggi è solo una questione di affari e non certo terapeutica. E poi abbiamo sentito questa proposta di legge che è un'aberrazione giuridica da analfabeti, veramente, perché per i fatti di lieve entità praticamente si propone relativamente alla cannabis la stessa pena che è prevista dal Articolo 73, quarto comma, per le cosiddette sostanze leggere. Cioè, infatti, la norma sulla. Noi abbiamo fatto una grande battaglia negli anni scorsi, che andò anche a buon fine, perché l'attenuante dei fatti di lieve entità diventasse una fattispecie autonoma. E è così. Ma è sempre un comma dell'articolo 73, quindi gli effetti positivi che poteva avere questo cambiamento non ci sono stati perché la polizia arresta per articolo 73 e se è un fatto di lieve entità lo si scopre alla fine del processo, dopo carcerazione preventiva e così via. E per questo c'è una proposta a Maggi nella scorsa legislatura, credo che la ripresenterà, perché diventi un articolo autonomo quello della fattispecie di lieve entità. Ebbene, la norma sui fatti di lieve entità mette assieme, prevede una pena sia per quello che riguarda le cosiddette droghe pesanti che le cosiddette droghe leggere. Non c'è differenza, mentre c'è differenza di penalità per l'attività per le 17 fattispecie che sono previste: importa, esporta, compra, vende, acquista, passa, regala e comunque detiene, no? Le sostanze, sono previste pene diverse
al primo comma e al quarto comma per le diverse sostanze, per i fatti di lieve entità è unificata, vale il principio che la droga è droga. E mentre per le droghe pesanti che hanno una pena da 6 a 20 anni, la pena prevista attualmente per i fatti di lieve entità è notevolmente minore, la proposta che viene fatta da Fratelli d'Italia e della Lega porterebbe praticamente a avere la stessa pena per i fatti di lieve entità relativi alla canapa rispetto al dettato dell'attività di spaccio o di detenzione dell'articolo 73. Quindi è una forma di propaganda, una forma che viene dal profondo, insomma, dell'idea moralistica di salvare le anime anche a dispetto della sorte dei corpi dei consumatori, e si lega a questa linea che ricordava Marco Taradas. Si è iniziata con i rave, l'ergastolo ostativo, i bambini che non nascono secondo i criteri che piacciono a Eugenia Roccella, e via via la persecuzione delle detenute madri cattive, e l'elenco può essere ormai una catena di Sant'Antonio. Ogni giorno c'è una gemma in più, insomma. Quindi noi viviamo questo, però dobbiamo dire anche che se siamo in questa condizione è perché della destra più cattiva in questo senso, è perché le occasioni da parte dei governi di centrosinistra sono stati manchevoli da questo punto di vista. Si sono perse le occasioni dalla conferenza nazionale di Palermo, poi quella di Napoli, poi quella di Genova. Si sono perse troppe occasioni, e la sinistra, centrosinistra, no, bestemmiavo, insomma, il centrosinistra è stato condizionato anch'esso da visioni moralistiche, e quindi non si sono fatte le riforme che si sarebbero potute fare nei tempi, ma neppure quando ci fu il ministro degli affari sociali di Rifondazione, voglio dire, no? Quindi noi paghiamo adesso le occasioni mancate. Certamente ci può essere uno sguardo internazionale più che può dare qualche segno di ottimismo, ma qui in Italia l'unica strada che noi abbiamo è quella di riproporre un confronto che chiami i cittadini a esprimersi, uomini, donne, giovani, a esprimersi, perché in Parlamento non si è fatto nulla quando c'erano i numeri, figurarsi oggi, in cui sarà solo una grande, ci vorrà grande forza per impedire l'approvazione. Certo, potremmo chiamare a rendere conto del suo garantismo al ministro Nordio, ma insomma la forza di Fratelli d'Italia e di Alfredo Mantovano, che è stato l'autore della Fini Giovanardi e che adesso è già stato all'ONU a Vienna a dire che non c'è una droga buona, sono tutte cattive, e ha riproposto questa visione arcaica, se vogliamo. Eppure questo è il quadro. Quindi l'unica soluzione per proprio legarci al referendum del 93 è mettere in campo giuristi per trovare una formula. Se non ricordo male, il referendum del 93 vide la partecipazione
di Luigi Saraceni alla definizione del quesito, e noi dobbiamo trovare insomma il modo di fare un quesito che sia accettato dalla Corte Costituzionale. Dobbiamo riproporre qualche iniziativa perché la Corte rientri nei suoi limiti e non deborti, e poi affrontare in campo aperto questa situazione. Io penso che rivinceremmo come nel 93, con un quesito forse non solo non punizionista, ma invece più avanzato sui contenuti. E per questo abbiamo già la prima battaglia da fare, conquistare la piattaforma per raccogliere le firme. Insomma, c'è molto da fare. Io mi auguro che l'ottimismo sfrenato di Marco Taradas sia sconfitto e che si riesca a riprendere in mano una battaglia che è fatta di molte cose, come diceva l'ultimo intervento che ho sentito, riguarda i rapporti internazionali, la geopolitica, il nord e il sud del mondo, i produttori, i consumatori, i trafficanti, anche perché qui i trafficanti non vengono mai toccati, ci si colpiscono sempre i piccoli a tutti i livelli per tutte le questioni. C'è un insomma, è sempre l'edizione di essere forti coi deboli e deboli coi forti. Quindi bisogna, io mi auguro che ci sia la capacità di reinventare una battaglia che spieghi le ragioni profonde. Insomma, non può essere, certo, una frontiera che è stata molto coltivata è quella della riduzione del danno, ma noi per vincere dobbiamo essere egemoni sul piano di altre convinzioni che dobbiamo trasmettere, che è quella dell'habeas corpus, della responsabilità delle persone, del fatto che c'è la consapevolezza che l'individuo è fatto di molte pulsioni e che non è inevitabilmente dominato dalla sostanza, così come e quindi come invece i proibizionisti tendono a dire che la sostanza diventa padrona della persona. Questa, io penso che dobbiamo rompere insomma molte convinzioni volgari che si impadroniscono insomma del senso comune. Abbiamo bisogno di buone idee e di buon senso. Questo mi pare, per celebrare il referendum del 93, credo che dobbiamo essere noi per primi convinti di soluzioni umane dettate appunto da una concezione dell'individuo che non è quella di un incapace che con il paternalismo o con la violenza deve essere ridotto alla ragione. Quella è una cattiva ragione, quella che vogliono imporre con le catene, la galera e insomma, la concezione salvifica. Tutte queste armamentario è da abbattere, e spero che partendo dalla condizione terribile, perché a Parma è in discussione anche la canapa tessile, la canapa light, non solo le sostanze di piacere, eccetera, ma anche quelle che per esempio il fascismo
coltivava abbondantemente, quello della canapa tessile, ma insomma si è persa anche questa addirittura come caratteristica. Io vi devo salutare perché c'è una riunione dei garanti dei diritti dei detenuti e vi auguro di continuare bene questo incontro. Grazie Franco, grazie davvero. Per chi è collegato e ci sta ascoltando, ricordo anche che Franco Corleone nel 90 era proprio in prima linea, perché lui fu il relatore di minoranza. No, ero radicale, non in prima linea. No. Hai ragione, esatto. No, così. A scanso di equivoci. Esatto. No, anche se poi abbiamo salvato molte di quelle persone. Va bene, ma con questo buona serata. Di nuovo, ciao Franco. E mi ero letto appunto la relazione al Parlamento, proprio del dibattito, a prima firma Franco Corleone, e quello che in quella relazione veniva posto come allarme, quello che sarebbe accaduto con l'approvazione della legge Iervolino-Vassalli, si è drammaticamente poi realizzato. Leggo 5-6 righe prima di poi arrivare alla risposta alla domanda di Federica. A un certo punto venne scritto: l'effetto più devastante che si produrrà con l'approvazione della nuova legge sarà sul piano ideologico. Con l'affermarsi della illusione repressiva si produrranno guasti profondi alla convivenza civile attraverso una criminalizzazione selvaggia di decine di migliaia di persone, giovani e non, attraverso uno spreco ad abuso della risorsa del processo penale. La vera novità della legge che discutiamo, ossia la 309-90 poi, è rappresentata dalla punizione del consumatore di droghe leggere, una svolta strategica che muta la qualità dell'intervento penale, e poi continua. Insomma, tutte le critiche che in qualunque dibattito avvenuto da allora ad oggi erano già presenti nella relazione di minoranza al Parlamento, proprio nei momenti della discussione e, ahimè, approvazione, ahi noi, della legge sulle droghe del 90, questo è. Stefano Anastasia di Antigone è lì per collegarsi. C'era una domanda un po' complessa, sospesa, se vogliamo ripartire da lì, magari ricordandole anche per sommi capi, Federica, prima di andare avanti e procedere. Sì, niente, sostanzialmente chiedevo se in questi 30 anni, insomma, viste tutte le cose che sono successe, mi ricollegavo appunto a quello che era successo 2 giorni fa, questo rinvenimento di 2 tonnellate di cocaina lungo le coste di Catania, non ci faccia effettivamente essere più indietro rispetto a quello che siamo oggi. Quindi c'è stato questo rinvenimento lunedì, ieri la Monteruli che vuole tornare nuovamente ad una sorta di fine Giovanardi dopo le dichiarazioni che abbiamo sentito in questi mesi anche di Mantovano. Franco Corleone citava anche la riduzione del danno. Ecco, un tornare ad un ragionamento, per quanto so che sia complesso con questo governo, però almeno a livello di informazione omnicomprensivo sulle sostanze in generale, forse sarebbe anche il momento giusto, perché almeno da quello che sento e vedo io, i giovani della mia età sono molto diversi, no? Da quelli che c'erano 30 anni fa, dove diciamo la condizione proprio paternalistica e familistica e stigmatizzante era forse anche più forte rispetto alle sostanze, rispetto ad oggi, scusate lo sbilanciamento di parole. Posso rispondere io, che poi vi devo lasciare? Sì. Roberto dopo. Roberto dopo, ma lui è il padrone di casa, diciamo, dal punto di vista delle conoscenze, della storia recente
recente degli ultimi 30 anni, diciamo. Quindi, no, io volevo dire, intanto questi ritrovamenti non contano assolutamente nulla, sanno tutti che sono semplicemente gocce nel mare del traffico della droga, quindi la percentuale, esistono anche dei dati, magari Roberto ce li ha, quelli più aggiornati, che dicono se è il 2, il 4, il 10%, cioè sono ritrovamenti che le organizzazioni criminali mettono di conto e magari anzi precostituiscono in modo tale da dare un po' di soddisfazione alle autorità che combattono il traffico, in modo tale che non vengano demoralizzate e che anzi vengano rafforzate, cosa che fa loro gioco. E dal punto di vista invece del cosa è possibile fare, allora io penso che da molti anni penso che ci sia molto poco da fare in chiave di legalizzazione, perché una volta che le organizzazioni criminali si diffondono in tutto il mondo e si potenziano, la loro forza di condizionamento dell'attività illegale dello Stato, vale a dire la corruzione, e anche dell'opinione pubblica, lo spavento che viene prodotto di fronte a determinati reati e modi e azioni al limite di quelle militari, non consente un cambiamento delle leggi, a meno che non ci sia un'alzata di ingegno da parte di chi nel mondo ha la possibilità di influenzare gli altri. Quando un presidente degli Stati Uniti deciderà che mette nel suo cronoprogramma anche un percorso verso la legalizzazione, la discussione si riaprirà, altrimenti quello che possiamo fare è continuare in un'opera importante di informazione contro la disinformazione ufficiale, possiamo continuare nel tentativo di ridurre le conseguenze delle leggi sulla droga, sui consumatori di droga, non della droga in se stessa, quello ci può essere. Ci pensano i medici, o ci pensa la famiglia, o ci pensa la semplice reazione personale, ma le conseguenze dannose delle leggi, quello possiamo fare, ridurre le conseguenze. Oppure, terzo caso, se si verifica un fenomeno per cui i proibizionisti strafanno, divengono strafatti dal loro proibizionismo, come potrebbe succedere ad esempio in Italia, forse ci sarebbe una rinascita della consapevolezza sulla politica del proibizionismo legata a concezioni autoritarie dello Stato. Queste condizioni non so se si verificano nel breve, l'importante è che ci siano associazioni e persone che continuano nel tempo a occuparsi e a tenere accesa la possibilità che queste cose possano avvenire. Nel nostro paese c'è un'offensiva in corso, ancora poco forte, nel senso che non sappiamo se questa signora che si faceva pagare i libri di sesso dalla regione di cui era componente, lei avrà altri tipi di dipendenza probabilmente, comunque se riuscirà a introdurre nel nostro paese delle leggi che più repressive di quelle attuali, se la discussione si riaprisse, questa sarebbe un'occasione anche per rilanciare con più forza il referendum. Su questo aveva ragione Corleone. Dobbiamo, se vogliamo rilanciare un referendum, dobbiamo riscrivere la legge utilizzando le migliori intelligenze giuridiche italiane per renderla inattaccabile dalla Corte Costituzionale. Amato è sempre stato convinto che le leggi sulla droga repressive non servissero a nulla, lo disse già ai tempi del nostro referendum, e però poi da Presidente della Corte Costituzionale non so se si è arrampicato sugli specchi o se la sentenza avesse delle motivazioni. Fatto sta che alla proposta referendaria è mancata, sì, questa copertura di intelligenza giuridica riconosciuta.
se come ritengo possibile e forse anche utile in questi anni cupi che vivremo dal punto di vista dello Stato di diritto, sarà possibile rilanciare il referendum, ecco, mi pare che la proposta di Franco sia utile, e certamente Roberto è in grado anche di dare i primi input per mettere intorno a un tavolo le migliori qualità intellettuali e giuridiche per rilanciare il referendum. Grazie a chi ha organizzato questo incontro, che credo sia molto utile proprio in tempi come questi. Grazie a te, Marco. Roberto. Ciao Marco, grazie. Quindi tocca a me adesso prendere il testimone da Marco. Ma intanto sulla questione dei sequestri, l'ha già detto Marco Taradas, appunto oggi si parla del sequestri che insomma equivalgono un po' al 10% delle sostanze circolanti. Io mi ricordo la conferenza nazionale sulle dipendenze, sulle droghe, che si tenne a Palermo nel 2005, un altissimo funzionario della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga del Ministero dell'Interno, di cui non faccio il nome perché mi parlò off the records, mi disse, si parlava allora, quindi parliamo del 2005, si parlava allora del 5%, e lui disse a me, ad altri colleghi giornalisti, disse magari riuscissimo a intercettare il 5%. Quindi noi siamo, sì, il sequestro dell'altro giorno è stato un sequestro sicuramente ingente, ma sono perdite di esercizio, cioè nel senso che applichiamo le cifre, hanno rinvenuto in mare 2 tonnellate di cocaina, vuol dire che altre 18 sono transitate tranquillamente, quindi insomma siamo, non vuol dire nulla, sono perdite di esercizio che le mafie possono tranquillamente ammortizzare in 3.000 altri modi. Quindi Roberto, ti blocco un secondo, possiamo dire che i dati che noi leggiamo dalle relazioni annuali sulle tossicodipendenze, dalla relazione annuale dell'antimafia sono minori rispetto all'effettiva circolazione. Certo, sicuramente i dati sono sicuramente attendibili, non abbiamo motivo di dubitare il contrario, anche perché in Italia abbiamo delle forze dell'ordine efficienti che sanno, purtroppo abbiamo a che fare con alcune delle organizzazioni mafiose, cioè l'Andrangheta è considerata una organizzazione criminale pericolosissima, una delle più pericolose al mondo, l'unica presente in 5 continenti, ormai non è più non lavora più per conto di Cosa Nostra, ormai tratta direttamente quei cartelli, cioè non gestisce, quindi stiamo parlando, cioè grazie a tutto, cioè bisognerebbe vedere la storia della Galizia, di come la Galizia è diventata una porta di ingresso in Europa, cos'è diventata l'Olanda grazie alle leggi proibizioniste. Però qui allarghiamo veramente troppo il discorso, però quei dati lì sì, cioè se prendiamo per buono il dato che viene sequestrato il 10% delle sostanze circolanti, basta prendere e dire a questo che avete sequestrato 100, vuol dire che ne circolano 1000, questo è. Si è ricordata la figura di Giancarlo Arnao, figura importante, perché Giancarlo Arnao veramente è un punto fondamentale per chiunque voglia sapere qualcosa di politica delle droghe. Io consiglio sempre la lettura dei suoi libri, anche tipo Proibito Capire, perché secondo me è un testo molto importante. Certo, è un testo scritto credo una 30 d'anni fa, quindi bisogna tenere conto ma gli assunti proprio che lui pone proprio come sul funzionamento del proibizionismo e quindi su che cos'è un'iniziativa antiproibizionista, sono i testi di Giancarlo, sono sicuramente sempre fondamentali. E Giancarlo Arnao, proprio a Radio Radicale, all'indomani della vittoria del referendum del 93, disse che era stato sicuramente, era contento, disse che è stato sicuramente un passo avanti importante, ma un passo avanti minimo rispetto ad una legge, cioè quella del 90, che è ancora più arretrata rispetto a quella che aveva preceduta nel 75. Questo per dire che sì, era stato un referendum importante, è stata una vittoria politica, però toccava alcune parti, non toccava poi la politica complessiva, che era sono stati fatti tanti nomi, sono i protagonisti di quella battaglia, di quel movimento antiproibizionista. Io pensando al Cora, si faceva il nome di Luigi Del Gatto. Luigi Del Gatto era un medico che nei primi anni 70
finì sotto processo, finì arrestato perché prescrisse morfina per curare i tossicodipendenti. Non esistevano ancora i farmaci sostitutivi, non c'erano le conoscenze. Lui per questo finì indagato e poi fu assolto. È stato fatto il nome di Vanna Barenghi, che è giornalista, che fu tra i dirigenti del Cora. Io, poi mi viene in mente Luigi Manconi, Roberta Tatafiore faceva parte del Cora, Tiziana Maiolo, che fu anche consigliera comunale, se non ricordo male, a Milano, della lista antiproibizionista, perché quello successe. Nelle elezioni locali, delle regionali e comunali del fine anni 80 e anni 90, furono presentate, anche questa fu un'idea di Marco Pannella, di creare le liste lista antiproibizionista contro la criminalità politica e comune, antiproibizionista sulla droga, contro la criminalità politica e comune, e si ottenne un successo. Noi avevamo consiglieri antiproibizionisti a Milano, a Roma, comunali, provinciali e regionali, Milano, Roma, Torino, Genova, avevamo Marco Tarasci al Parlamento Europeo, e quindi anche il Cora poteva contare anche su questa minima organizzazione, che fu molto importante, e poi c'erano tutti i militanti che lavoravano. Adesso, l'oggi noi assistiamo veramente, io a volte veramente alzo le braccia, quando sento uscite come quelle che sento, proposte di legge come questa che è stata depositata, dichiarazioni, io veramente mi viene di alzare le braccia, perché dico che cosa, cioè, è una battaglia persa, che abbiamo di fronte, non lo so, dobbiamo ricorrere a dei filtri magici, cioè, perché è andare contro qualunque evidenza, qualunque numero. Basta leggersi le relazioni della Direzione Nazionale Antimafia, non i testi antiproibizionisti, per capire qual è la dimensione del problema e che cosa si può. Ma la stessa Direzione Nazionale si era espressa favorevolmente alla legalizzazione della cannabis, quando era in discussione una proposta, quando c'era l'intergruppo che era stato fondato in Parlamento nell'altra legislatura, credo ancora quella precedente, da Benedetto Della Vedova. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della realtà che tu hai a parlare di droga in una scuola, ci va un magistrato, un prete, e non si capisce perché non ci va anche un imam, un rabbino o un ateo, ma un prete, e poi ci va Maurizio Gasparri. Maurizio Gasparri, adesso qua non è qua, non può compromettere, non può ribattere, quindi mi fermo qua. Ma Maurizio Gasparri fu eletto per la prima volta in Parlamento nel 92, e fu eletto proprio anche su questi temi, da 31 anni sostiene queste cose. Però io di Maurizio Gasparri vorrei vedere degli scritti, dei testi, delle cose, vorrei capire da lui, da Giovanardi, dagli altri, su cosa basano le loro convinzioni. Non si sa, sparano cose, ma non mai che portino uno straccio di documento per dire. Però adesso qui il problema è politico. La questione droghe è una questione, secondo me, poi adesso dismetto un po' anche i panni del cronista e faccio un po' così a reminiscenze da militante o comunque da cittadino che si occupa di politica. Secondo me la questione droghe è una questione politica, e questa fu la cosa, per esempio, che contraddistinse il Cora. Il Cora si definiva organizzazione politica degli antiproibizionisti, e il referendum fu un referendum politico, perché così tu devi impostare una campagna per ottenere dei risultati. Magari poi l'obiettivo è quello della legalizzazione, però tu intanto ottieni delle cose. Il Cora fece anche battaglie come le macchinette scambia siringhe, per non disperdere le siringhe, per la questione dei profilattici, c'era l'AIDS, cioè si impegnò sulla battaglia che fu fatta, per esempio Lucio Bertè a Milano fece una battaglia, e il dottor Inzani, sui farmaci sostitutivi, sul metadone. Noi riuscimmo a ottenere di togliere il decreto De Lorenzo che prevedeva il metadone solo a scalare. Cioè, noi parlammo per la prima volta in Italia di riduzione del danno, e la riduzione del danno, noi che per la legalizzazione portammo in Italia la conferenza delle città europee sulla droga, la risoluzione di Francoforte, la terza edizione della conferenza la portammo noi a Bologna, e avevamo di fronte dove si svolgeva la conferenza nel Palazzo Comunale di Bologna, avevamo la manifestazione organizzata da San Patrignano, Muccioli presente, che ci accusava di essere quelli che volevano avvelenare i loro figli. Io c'ero, lo posso dire questa cosa qua, no? Per dire il clima che si viveva. Noi adesso
assistiamo. Allora, dobbiamo impostare questa cosa, secondo me, come una battaglia politica, come dire, un ritorno al futuro. Cioè, ovviamente dobbiamo utilizzare gli strumenti di oggi, ma dobbiamo ritornare a quella battaglia, perché altrimenti non, è una battaglia lunga. Negli anni 70 si sarebbe detto una lotta di lunga durata, però la rima è meglio non farla, non è il caso. Ma secondo me però adesso è quello il nocciolo della questione. Allora, il referendum può essere uno strumento, perché magari si può andare a individuare alcuni punti e studiando un quesito che non venga messo in discussione dalla Corte Costituzionale. Tra l'altro, aperta parentesi sul referendum, le motivazioni con cui la Corte Costituzionale presieduta da Amato ha dichiarato illegittimo quella richiesta referendaria sono molto simili a quelle con cui nei primi anni 70, adesso non ricordo bene la cosa, fu anche lì dichiarato illegittimo un referendum proposto dai radicali sulla cannabis. Cioè, passati 50 anni più o meno le motivazioni sono le stesse, peraltro smentite, non è così, non è così. Ma vabbè, qua ci addentreremo in questioni giuridiche di cui non sono esperto. Però secondo me è quello, cioè il referendum del 93, come ho avuto modo di dire prima, si riuscì a vincerlo, si riuscì a creare quel dibattito nonostante tutte quelle difficoltà, perché attorno a un obiettivo preciso si costruì un'aggregazione di giornalisti, di esponenti politici, associazionismo, di sacerdoti, non solo Don Gallo, anche Don Mazzi si schierò a favore del referendum. Don Gino Rigoldi, esponenti politici, mi ricordo anche democristiani, perché la Democrazia Cristiana fu abile, lasciò libertà di coscienza, come si diceva ai suoi. Il coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza, Don Vinicio Albanesi, il gruppo Bele, cioè si riuscì a i medici, l'allora presidente della Federazione dei Medici, Danilo Poggiolini, che era parlamentare repubblicano, poi ebbe altre vicissitudini, ma quella è un'altra storia, si schierò a favore del sì al referendum. La Federazione dei Medici non si schierò, perché sapeva che al proprio interno c'era un dibattito aperto, e da organizzazione di medici, di gente, ovviamente sa quanto è complesso il problema, quanto possono essere. Questo per dire, attorno a quel punto, a quell'obiettivo si creò questo fronte. Secondo me questa è una strada che va percorsa, sapendo che è una strada lunga, ma è l'unico modo, secondo me, per riuscire a scalfire quella cappa di conformismo e di ritorno all'indietro che viviamo noi adesso in Italia sul tema delle droghe, ma non solo su questi. E anche qua, l'ultima cosa che volevo dire è questo, perché noi adesso abbiamo un governo di destra, è inutile stare di centro, no, noi abbiamo un governo di destra e una maggioranza di destra, che ha un programma molto, molto chiaro, e non è un mistero. Cosa questo governo, questa maggioranza, cosa la Presidente del Consiglio e il suo partito, che è il partito di maggioranza relativa, pensassero in tema di droghe, di immigrazione, di maternità surrogato, chiamiamola come, di tutti questi temi, di aborto, non è una novità, e anche della storia del nostro paese, non è una novità, lo si sa. Questi sono andati, hanno avuto la maggioranza degli elettori, non degli italiani, perché anche questo è un dato. Certo, in democrazia funziona così, cioè chi va a votare decide, non c'è il quorum per le elezioni, però loro non hanno l'adesione della maggioranza degli italiani, ma della maggioranza di coloro che sono andati a votare. Ma vabbè, questo non toglie nulla, sono stati votati, eletti e devono governare. Il loro programma è chiaro, il discorso è, dall'altra parte, c'è un'alternativa? C'è chi propone una diversa visione del mondo? C'è chi propone, ha il coraggio di impegnarsi in uno scontro che può finire anche in una sconfitta? Ma se non si fa così, non se ne esce. Se non si apre in questo paese un dibattito serrato, durissimo, e Marco Pannella spiegava come la politica sia dura, non se ne viene a capo né sulle droghe, né sull'immigrazione, né sulle scelte di fine vita, né su tutto quello, la maternità e su tutte le altre. E però quello che dobbiamo avere ben presente è che si comincia a mollare su un punto, poi è una valanga, togli una cosa e piano piano te ne tolgono un'altra e poi un'altra e poi un'altra. Allora la domanda è, questo paese ha bisogno di andare a sbattere? Ha bisogno di andare a capire
che non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo occidentale, è in atto uno scontro che non è lo scontro di civiltà, non è lo scontro ideologico, è uno scontro su una visione del mondo, ma riportiamola in politica, su come governare il mondo, perché il problema sulle droghe è come governiamo questo fenomeno. Questi sostenitori, questi che continuano a sostenere la proibizione della droga, che non esiste perché esistono tante sostanze, e continuano a premere su leggi e su politiche che provocano i danni che sappiamo, non governano, e invece l'alternativa deve essere la capacità di governare quel fenomeno, di prendere atto che esiste, di come ridurre i rischi e i danni e di come ricondurre il tutto a una condizione che possa essere gestita, e quindi questo sottraendo anche potenze e denaro alle mafie, che non scompariranno perché legalizzeremo le droghe, ma sicuramente li andiamo a colpire al cuore, e il cuore delle mafie è il portafoglio, follow the money, e Giovanni Falcone aveva capito che sui soldi bisognava andare a colpire Cosa Nostra e le mafie, ed è riuscito a fare su quello, ma prima di lui l'avevano capito altri, lui poi l'ha fatto, ma questo per dire, dobbiamo colpire il portafoglio e tutelare la salute dei cittadini, e non solo, e qua veramente, scusate, sono stato un po' lungo e prolisso, chiudo, c'è una dimensione che secondo me è cruciale, fondamentale, che se il movimento antiproibizionista, qualunque cosa questo voglia dire, insomma, se gli altri perdono di vista, secondo me rischiano, ed è la dimensione della libertà, della consapevolezza dell'individuo, perché altrimenti noi possiamo gestire la cosa anche in una politica con una legge proibizionista. Noi possiamo lasciare proibire, insomma, queste sostanze, però facciamo una legge, insomma, più morbida, per cui poi alla fine si può fare uno. No, secondo me deve essere anche fondamentale la visione di libertà di un individuo, di una persona che deve essere libera, cioè consapevole, autonoma nelle proprie scelte e quindi anche responsabile delle proprie scelte verso di sé e verso gli altri. Una persona di questo tipo fa un po' paura ai poteri, e questa è un'altra cosa su cui sicuramente bisogna misurarsi, ma bisogna misurarsi a fondo. Se perdiamo di vista quest'ottica, allora sì, possiamo ottenere delle vittorie su queste singole battaglie, alcune cose meno dure, ma non conquistiamo quello che è poi il fine degli esseri umani, cioè essere liberi, essere consapevoli, essere autonomi. Scusate questo pistolotto un po' moralista, però secondo me questo è un punto molto, un punto che io, a cui per me ci tengo molto, insomma. Ma io continuerei, lo sai, ad ascoltarti per tutti i pistolotti moralistici che vuoi fare. Io, proprio per finisco. Proprio per questo c'è Radio Radicale, e a chi ci ascolta ricordo come di norma il lunedì verso le 13, alle 13. Alle 13 il notiziario antiproibizionista, alle 7.30 la nota antiproibizionista, che è il mio editorialino, diciamo così, che dura 5 minuti, a volte anticipa i temi del notiziario, a volte no, perché a volte il notiziario non c'è, a volte... quindi c'è questi due appuntamenti del lunedì, insomma. Detto questo, ti ringrazio per questa presenza, ringrazio Marco Taradash e Franco Corleone, ringrazio anche i due ospiti che non ci hanno potuto raggiungere mentre parlavamo, chattavo e scrivevo con loro, Rita Bernardini, perché è impegnata, ma si sta un po' protraendo la visita delle carceri in Toscana, per cui non riesce a collegarsi perché... a fare una visita ispettiva in carcere, e Stefano Anastasia, che è garante per i diritti dei detenuti. Abbiamo intuito da quello che diceva Franco Corleone che stava per iniziare la riunione dei garanti dei detenuti, e quindi non può esserci. Ringrazio in conclusione anche, a parte Federica, a cui lascio poi l'ultimissima parola, chi ha condiviso questa diretta, quindi Radicali Italiani, che ci ha dato gli strumenti per farlo, Belief, la rivista di settore della cannabis, Fuori Luogo, sempre per lo stesso motivo, e Meglio Legale, ovviamente. Io, scusami Luca, se ti interrompo, aggiungo anche Radio Radicale, perché noi poi ovviamente scaricheremo questo video, lo metteremo lo archivieremo, e quindi sarà disponibile anche attraverso Radio Radicale, poi lo manderemo anche in onda, insomma. Ottimo, grazie mille. Federica, l'ultima parola. Ma faccio un po' fatica ad avere l'ultima parola dopo questo webinar. Io
ringrazio tutti per averci seguito. Ricordo che Radicali Italiani ha attivo un tavolo antiproibizionista che c'è ogni martedì sera alle 18.30. Si sono fatti discorsi piuttosto interessanti nelle ultime settimane e tenteremo di portare avanti una proposta di legge a partire da inizio giugno. Credo però che appunto sia per proposte di legge che referendum, riprendo quello che diceva Franco Corleone, che tutte le forze politiche d'opposizione in questo momento debbano quantomeno impegnarsi, anche quelle che hanno meno insomma la sensibilità referendaria o di partecipazione attiva della popolazione. Credo che in Parlamento una forte richiesta rispetto all'attivazione della piattaforma digitale sia il minimo sindacale che si possa richiedere in termini di democrazia, anche perché, come abbiamo visto, l'anno scorso è andato a votare il 65% della popolazione, le ultime elezioni regionali del Lazio e della Lombardia, che non sono proprio due regioni che non contano niente, hanno visto il 35% della popolazione andare al voto, quindi ritengo che anche per quello che dobbiamo fare, quindi referendum e proposte di legge di iniziativa popolare, questo sia un po' il sentimento unitario che vada portato avanti, perché insomma, riprendendo anche Roberto quello che diceva alla fine, la questione della libertà e della responsabilità sono strettamente collegate, però bisogna far sì che i cittadini queste responsabilità e queste libertà possano effettivamente esercitarle, se no cosa stiamo qua a fare? Perfetto, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a voi. Buona serata. Ciao. Ciao.